quando arriverai alla fine della vita ti farai delle domande, no? Che domande ti farai? Io mi chiederò quali momenti è valso la pena vivere e quali non è valso la pena vivere. Di sicuro tutte le avventure che ho fatto è valso la pena viverle, non c'è dubbio. Anzi, forse mi pentirò di non averne fatto abbastanza, di non aver dedicato ancora più tempo alle avventure, ma io sono un caso incredibile perché ne dedico talmente tanto tempo che la gente mi dice: ma te allora quando è che lavori? E io in realtà lavoro, trovo il tempo per entrambe le cose, però se la mia vita fosse soltanto lavoro, è un lavoro che mi piace, bellissimo, mi fa il contadino, ma servono entrambe le cose, serve il lavoro e serve lo svago inteso come svago, vagare nello spazio e nel tempo, in luoghi inattesi, in luoghi che non conosci, non hai idea di dove vai, così a sorpresa, perché poi ci sono le sorprese. A volte ci rimani male perché non è un granché, in questo caso mi è piaciuto, ma dipende, avete visto Ventre Fungaiolo dove sono stato, no? Ecco, vagare, svagare, viaggiare, penso sia uno dei modi migliori per vivere la vita, e però non basta, perché nella vita noi ci faremo delle domande alla fine e ci diremo, è la verità che molti di noi vengono anestetizzati alla fine, quindi non si renderanno conto di nulla, non si faranno più domande, non saranno più partecipi e coscienti, purtroppo, perché si vuole eliminare il dolore, giustamente sì, ma anche questo ci toglierà l'autenticità della nostra esperienza di vita. Già molti si ritolgono l'autenticità di esperienza di vita anche mentre vivono, anche quando non avrebbero problemi fisici, e si tolgono la loro vita andandosi a annullare perché non reggono la tensione, lo stress che si autocreano da loro stessi. Io non mi faccio toccare dallo stress, io non rispetto gli orari, non ho orari. Quando voi fate cercate di fare un appuntamento con me con un orario preciso, arriverò o in grande anticipo o in grande ritardo, perché io non sono allergico agli orari, sono fatta così, altrimenti non conoscete me, conoscete un'altra persona, e anzi io raramente conosco qualcuno, raramente, perché mi piace andare da solo, mi piace perché non mi manca nulla, capite? Le persone hanno bisogno di compagnia perché gli manca qualcosa, no? Io ho già una famiglia, ho già amici fidati e quindi non mi serve altro, non ho bisogno di conoscere nuove persone, questo è vero. Mi interessa magari che qualcuno certamente sia interessato all'equalismo, a certe idee che cerco di portare, ma questa è una mia missione, lo faccio più per missione che per piacere, devo dire, perché altrimenti me ne starei sempre da solo. E la scelta che ho fatto del gruppo Telegram Amici di Fulgenzio è stata anche quella di dire: visti i risultati, tanto vale che me ne sto da solo. E è stata una scelta azzeccata, sono tornato alla mia naturalità. Fai quello che desideri, ma ovviamente non esagerando, fai quello che desideri, lasciati andare, lascia che quello che te vivi sia quello che senti di vivere. Però non è che devi per forza essere andare dietro a questa idea edonista della vita, perché l'edonismo è un'altra prigione in cui ci mettiamo. Alcuni potrebbero dirmi giustissimamente: tu stai solo fuggendo, stai andando in giro perché questo ti permette di fuggire dalla realtà, soprattutto dalle domande esistenziali, dalla famosa brezzura del baratro che cito sempre nel libro Le mita nella faggeta, che sia io che Fulgenzio proviamo, che tutti gli umani provano, perché chi non la prova evidentemente vive in maniera talmente bassa che non si rende conto nemmeno che la sua vita è destinata a finire al baratro totale, finale. Ma va detto che noi crediamo anche nel fatto che la nostra coscienza sopravvive alla morte, è una credenza che hanno tanti, diciamo la maggioranza delle persone nel mondo credono a questo. E allora come stanno le cose? Abbiamo di fronte una brezzura, un baratro, oppure siamo destinati ad essere esseri eterni che fanno solo delle esperienze limitate, limitanti come questa? Ma come dovremmo vivere questa nostra esperienza di vita se non esplorando, viaggiando, vivendo emozioni, visto che siamo in un mondo fisico, no? Mi sembra giusto a me. Invece oggi ci si rifugia in un nuovo sogno, quello del mondo virtuale, perché si ritiene il mondo fisico fonte di pericolo, luogo insidioso, e si dice: fatelo nel mondo virtuale, è più sicuro. Ma quando ci saranno i migliori visori gestiti da mondi virtuali creati da migliori intelligenze artificiali, io vi assicuro che quello che noi riceveremo alla fine di tutto questo processo, di tutto questo
grande, di questa grande illusione sarà soltanto nausea. La nausea. Io quando vado a fare un giro in bici in luoghi selvaggi o meno selvaggi come questo, comunque questa è una riserva naturale per un luogo non proprio selvaggio, comunque c'è di tutto. Ci sono anche lupi, ci sono gatti selvatici qui, Comunque, allora, che cosa ci rimane dell'esperienza virtuale invece? Nausea. Ovviamente quando torno dalla bici, questo giro, faccio questi giri molto ampi, giornate intere, praticamente, non ho nausea, anzi, mi ritrovo una grandissima tonicità, mi sento più leggero, più forte, più rilassato. Mi danno, ecco, come possiamo definirlo? A pagamento? Diciamo a pagamento. Mi sento appagato perché ho visto luoghi belli, ho respirato aria buona, non che non respiri nella mia vita da contadino, in effetti. Però ho goduto di emozioni, ecco, emozioni che mi ha dato il luogo che ho visitato, emozioni che mi hanno dato le piante, che mi ha dato il cielo, quando mi regala anche piogge inattese, che oggi mi sono risparmiato. Sono emozioni, capite? Queste sono emozioni vere, qualcosa che sentiamo, mentre quelle emozioni mutuate dalla intelligenza artificiale e dalla realtà virtuale non sembrano emozioni vere, sembrano qualcosa che ci illude di vivere delle emozioni, ci illude di vivere, cioè non viviamo veramente, ci illudiamo di vivere, e questo è davvero preoccupante a mio parere, perché ci toglie quello che noi potevamo invece imparare dall'esperienza diretta di un mondo fisico. Se ci rinchiudiamo in un mondo virtuale, i sensi sono soltanto simulati, capite? E quindi a voi la scelta, però io sono per il mondo fisico. Certamente in un futuro non molto lontano il mondo fisico verrà considerato pericoloso, sbagliato, verrà considerato immorale vivere nel mondo fisico, perché gli uomini non sono fatti per quello, perché ci deve stare la natura, come se noi fossimo qualcosa di diverso dalla natura, e noi sappiamo invece che siamo parte di essa. Allora questo sarà il sistema per ingabbiarci, per toglierci il cordone ombelicale da quello che ci ha creato, che è questo splendido mondo da cui siamo discesi. Noi discendiamo da queste zone, da queste boscaglie, da questi luoghi meravigliosi. Siamo stati per centinaia di migliaia di anni qua, e io voglio continuare a viverci. Se voi volete rifiutarvi di vivere la realtà e rinchiudervi nella realtà virtuale, siete liberi di farlo, però personalmente io continuerò a vivere una realtà avventurosa e reale, anche con i rischi e i pericoli che ci sono, che voi non mancate continuamente di farmi notare. Lupi, ci sono i lupi, devi stare attento, ci sono i lupi quando mi vedono scappano, guardate che tipo che sono, è chiaro, no? Poi altri pericoli, le zecche, mamma mia, guarda, ora c'è un prato, sto andando in un prato, ci sono le zecche, chissà cosa portano, raccontate di gente finita in grandi rischi per le zecche. Poi abbiamo, ci sono un'infinità di pericoli che vengono spinti alla propaganda, basta un caso su un milione che diventa quel caso che dite, visto che c'è quel caso su un milione, noi non dobbiamo più vivere in natura, dobbiamo stare a casa nel nostro mondo virtuale, nella nostra gabbia 2x3. Stateci, ma non vietatevelo a me, ok? Questo è quanto, io sono padrone della mia vita e rischio in prima persona. Ci sono tanti rischi nella vita, ma a quanto pare sto ancora qua e sono ancora tutto intero. Quindi, visto che non mi sono ancora rotto nemmeno un osso, lasciatemi fare e voi godetevi la vostra splendida, irreale, finta e completamente avulsa realtà virtuale. Arrivederci. Fermo, ora iscriviti al mio canale L'Eremita su YouTube, non ti costa niente, stiamo provando a cambiare il mondo con l'equalismo, ma anche con le vostre idee, perché l'equalismo comprende tutto.